Dunque, mi alzo perché queste luci sono un po'. Ecco. Va bene. Ecco. Vengo da qua. Vengo da qua, un paese con 100 abitanti, quindi praticamente ho finito di costruire. Perché... No. Ecco, abbiamo fondamentalmente poi gli stessi problemi che hanno tutto, cioè abbiamo la dispersione architettonica e anche la concentrazione, no? Che oggi va di moda, no? Bisogna concentrare. E quindi ci interessa, partiamo da immagini come li abbiamo tutti. Questa è la diga dell'Albigna, no? Che per me è una cattedrale evidentemente contemporanea degli anni 50, dove con un materiale solo hanno costruito un elemento incredibile nel paesaggio e dove sta e che sta a dimostrare come anche impianti di vastissime dimensioni possono essere un intervento ben pensato e ben progettato, no? Da ingegneri evidentemente, non da architetti, no? Ecco, in alto lo stesso lago della diga dell'Albigna e in basso un lavoro nostro per spiegare in poche parole che uno dei temi che ci interessa molto è la materializzazione. Cioè io mi piacciono i materiali che sono in grado di narrare il trascorrere del tempo, cioè dove ci si accorge che... Dove è il sud, dove è il nord, dove è l'est, dove si capisce subito se c'è una patina, dove si comprende se sta invecchiando bene, come si dice, no? Se il materiale invecchia bene. Anche questi, in alto un pavimento di una vecchia stalla, in legno, in basso un lavoro nostro. E qui le sperimentazioni sugli intonaci che sono andate un po' perse. E in una piccola parentesi, perché? Perché l'abbiamo sentito anche prima la parola cappotto, no? Che cappotto in fondo dovremmo portarlo noi e basta. Le case dovremmo farle senza cappotto, in canottiera, no? Ecco. Partiamo evidentemente, come sempre, dall'urbanistica. Partiamo da quello che in tedesco dicono Städtebau, no? Organizzare il paese, organizzare la città. Questa è una piccola parte del villaggio dove vivo, è un lavoro della scuola d'architettura di Basilea di Michael Alder e che si basa su una traduzione di un vostro famosissimo architetto che era Aldo Rossi, che ha disegnato in questo modo con gli studenti la città di Zurigo per imparare di quello che già esiste, per capire quello perché hanno fatto alcune cose e perché non erano casuali, no? Ma pensate. Questa è la casa dei pastori, ed è di proprietà del comune, e è interessante perché non ci sono i disegni, ma nell'archivio comunale c'è la descrizione del progetto, in questo caso compreso le finestre, è tutto scritto. Una cosa che ci ha dato una mano, diciamo, è il fatto che pur nel nostro piccolo non ci siamo mai specializzati. Per me è un vantaggio. Cioè, io vedo l'architetto come un generalista, qualcuno che riesce a immaginarsi delle cose che non ha ancora fatto. E quindi abbiamo progettato una fattoria, adesso andiamo veloce, una falegnameria, uno studio d'architettura che si vede come sta invecchiando, no? Prossimo, all'interno abbiamo sgomberato un po' per le foto evidentemente, una sala polivalente che purtroppo al momento non sappiamo se sopravviverà, perché qualcuno di voi forse ha sentito di questa enorme frana di una montagna che è proprio dietro, non questa montagna che si vede ma quella a sinistra, dove sono scesi in agosto 4 milioni di metri cubi di materiale, e questa sala polivalente, insomma,
ha 1,5 metri, 2 metri di materiale all'interno di sé, stanno sgomberando, ma non sappiamo in che stato si troverà. Restauriamo delle chiese da noi riformate, e questi affreschi nell'ambito della riforma erano stati coperti, fortunatamente non con dei primer e delle colle come si usano oggi, ma con metodi un po' più cristiani. Avanti. Cimitero di Soglio, ancora. L'albergo Waldhaus a Sils in Engadina, che è una casa, uno di quegli albergoni dell'architetto Koller del 1908, e dove c'è una storia incredibile dietro, e dove c'è una famiglia di albergatori, e uno del, se non l'unico, uno dei pochi tuttora di proprietà di una famiglia, questo albergo. 150 camere, 5 stelle, no? E una tradizione culturale e da albergatori che è da esempio per molti. Un interno di questo albergo, ecco, un intervento dove non c'era il vicino, per così dire, cioè noi spesso costruiamo sul costruito oppure in un contesto già esistente, che può essere una cittadina o un paese. Qui c'era il contesto, era il paesaggio, e quindi una casa in calcestruzzo, poco lontano dalla Val Venosta. Nella Val Venosta, in alto a Lasa, ci sono le cave di marmo, e abbiamo sperimentato un calcestruzzo dove la granulometria del calcestruzzo, che va da 0 a 32 mm fino a 8 mm, abbiamo usato marmo, no? Con le prove necessarie per via del gelo, non si sapeva bene se poteva funzionare, e a Zurigo, cioè dall'Empoli, abbiamo fatto verificare, ed è un colore evidentemente molto caldo, no? Molto, molto montano in questo contesto con la neve. Avanti. Questo è un edificio appena terminato nell'ex Germania comunista, ci stiamo allontanando un po' dalla Valle Bregaglia. Avanti. E questo è Soglio, dietro i palazzi della famiglia Salis, che aveva il diritto di comandare, si può dire, sulla Valtellina, Sondrio, tutta la Valtellina, fino a Napoleone. Poi Napoleone ha deciso che i grigioni o accettavano la Valtellina come membro dei grigioni, oppure se ne andava, e così è successo, per motivi religiosi evidentemente, no? Ecco, adesso alcuni progetti un pochettino più visti. Questo, dove è un po' più scuro, è l'intervento, e questo è un esempio di un intervento nuovo, cioè di un lavoro sul tessuto del villaggio nuovo, e quindi più urbanistica che architettura. Avanti. È uno studio fotografico con casa d'abitazione e di una volumetria di 3.500 metri cubi, che praticamente sono tre case, diciamo. Quindi ci sarebbe stato un piccolo palazzino davanti, però nel contesto del villaggio, del vicolo, dei muri e della casa dei pastori che abbiamo visto prima, ci è sembrato che non fosse coerente un edificio grosso, e abbiamo diviso lo spazio su due edifici. No? Davanti. Ecco, qui quello sul retro, rivestito in legno, con una pergola vicina in calcestruzzo, che nel frattempo, questa casa è del 2003, nel frattempo la pergola è evidentemente coperta di fogliame, che quasi mi dispiace un po', perché mi sembrava quasi meglio la nuda e cruda come era avanti. Ecco. Un tema che nei nostri villaggi si ripete sempre sono i passaggi tra un edificio e l'altro, no? Quindi, avendo fatto questa scelta di suddividere gli spazi in due edifici, si è creato prima di tutto a sinistra il passaggio tra una vecchia stalla e la casa nuova col cancello, e poi sull'altro la divisione tra i due edifici nuovi, cioè a destra quella casa rivestita di legno, a sinistra
quella murata e il passaggio, diciamo, dalla cucina alla stua o al soggiorno è questo qua. Se piove ci si bagna. All'interno ci sono dei lavori fatti con il falegname, uno dei falegnami della valle, in noce, dove abbiamo utilizzato tutte le parti del noce, anche quelle molto chiare che di regola si buttano via. Il tutto è però una specie di gioco sul strickbau, no? Sulla costruzione incrociata, ma non massiccio, cioè è una specie di interpretazione dello strickbau con una, non è neanche un'impialacciatura, sono 5-6 mm sono queste assi, senza nessun trattamento. Questo è lo studio fotografico come tale, giù nel sottosuolo. Questa immagine è interessante perché si vedono le tre situazioni, cioè nel soggiorno, poi c'è il passaggio con i tre scalini in cucina e a destra lo spazio esterno, che è questo qua. Allora sotto questa pergola e la panca in calcestruzzo con la pavimentazione in pietra, sotto c'è lo studio fotografico. E la casa in legno riprende, nel nostro villaggio, nei nostri villaggi di regola la casa è sul vicolo, è direttamente sul vicolo e ha la sua porta d'entrata, e gli edifici di secondaria importanza, le stalle, le officine, le aggiunte, di regola sono in legno. E questa qua è un lavoro su questi temi, no? Sulla proporzionalità, cioè che tipo di proporzione sopporta questo luogo, e sul tema dell'edificio sul vicolo e quello in seconda fila che è un po' più modesto. Ma ripeto, è solo un gioco di questo, è solo un'interpretazione, all'interno è tutt'uno. Avanti. Praticamente di fronte a questo edificio che abbiamo visto prima c'è quello scuretto e una stalla, e la stalla è un tema che non solo ci interessa ma addirittura ci perseguita un po', no? Perché le stalle, penso anche qui da voi, sono in disuso, perché sono troppo piccole, perché hanno troppa poca luce, perché non c'è l'accesso con le macchine e così via, no? E quindi si pone il tema di cosa farne, e è molto difficile, perché a un certo punto di magazzini ne abbiamo abbastanza, e quindi spesso c'è l'idea di trasformarle in case. E noi direi nell'80% dei casi, se succede, diciamo togliamo la stalla e facciamo una casa, perché è una questione di coerenza, no? Perché dovrei andare a vivere in una stalla? Però ci sono eccezioni, ci sono delle situazioni come questa, che alla fine del villaggio, l'uscita del villaggio, che evidentemente è anche l'entrata del villaggio, e quindi è un po' come l'entrata in una città, no? La porta della città è una cosa, è una memoria storica, è una cosa che uno si porta a casa, e qua c'era una stalla, questa qua, che marcava questo posto, e a un certo punto ci siamo detti proviamo a trasformarla in una casa. Nell'architettura contemporanea ci sono degli esempi, proprio anche da noi nell'Engadina Bassa specialmente, dove si inserisce una specie di black box in metallo e vetro oppure in legno nel vecchio fienile, e così si marca la parte nuova e la parte vecchia. Però a noi interessava di più un po' il tema del contadino, cioè il contadino cosa farebbe? Andrebbe avanti a costruire, cioè andrebbe avanti con i materiali che aveva già utilizzato suo bisnonno per fare la stalla. E quindi ci siamo messi in testa di fare questa cosa qua. È una casa a tre piani con sempre un cortile, sulla sinistra un cortile, poi tre camere e servizi. Poi al primo piano la zona giorno e cucina con un cortile sul retro, e all'ultimo piano
cortile evidentemente non era possibile, allora una loggia in basso e sul retro una camera da letto. Noi siamo un po', lavoriamo all'antica, no? E lavoriamo con plastici, con modelli che facciamo in studio. Questo era in scala 1 a 20, così, e per capire come poter risolvere questa. Uno dei temi che ci ha occupato molto era il muro del giardino, che qua era ancora a gradoni, mentre poi l'abbiamo fatto così, no? E ci siamo messi in testa di fare il tutto con i tre materiali che erano originariamente la stalla: muro, legno e un po' di acciaio. E quindi poi il muro nuovo è diventato in calcestruzzo battuto, il legno c'è il vecchio in abete, la croce e tutto il tetto, e il nuovo in quercia. E il metallo l'abbiamo utilizzato per le finestre. È un cantiere medievale. Noi abbiamo lavorato con delle campionature in scala 1 a 1, cioè pezzi di muro, perché c'era tutta una serie di cose difficili da capire. Allora il cassero, un cassero fino in alto e poi un asse da 50, tre getti, un asse da 50, altri tre getti, sempre di più o meno 17 centimetri. Con un calcestruzzo, granulometria 0,16, molto molto asciutto, senza ferro, cioè funziona come un mattone, diciamo, i muri sono da 20 o 25. E possiamo tornare indietro un'immagine. Ecco, e in questo calcestruzzo però doveva esserci tutto, la vaschetta dell'acqua per il gabinetto, gli impianti elettrici, il riscaldamento, la rubinetteria, e per queste cose abbiamo dovuto fare le prove. Un esempio, la vasca del gabinetto è solo 40 mm nel calcestruzzo e quindi la preoccupazione era che tutto a lavoro finito si vedesse l'ombra della vaschetta dell'acqua, no? Che non è veramente bello, insomma. E invece ci siamo accorti che abbiamo potuto gettare spessori di 40 mm e è del 2009, è sempre ancora lì, cioè non ha nessun problema e non rispetta nessuna norma. Avanti. Ecco, qui si vede l'impianto del giardino dove stanno lavorando nel cassero prossimo, e questo è una parte di la copertura dei muri esterni, è fatta così, è ghiaione da drenaggio messo nel calcestruzzo in affresco, cioè intanto che è ancora umido, e poi fugato come le piastrelle, diciamo, come un pavimento di pietra, no? Ecco, qui si vede l'entrata, questo pavimento in ghiaione, evidentemente questa parte in alto è una soletta che in calcestruzzo battuto non si può fare, non si può fare una soletta. Allora abbiamo fatto il calcestruzzo battuto di 70 mm con dei cestini in acciaio inossidabile che tenono su, poi una soletta armata, vibrata, e poi di nuovo la copertura in calcestruzzo. Questa è l'entrata con questo pavimento, come il bagno, avevi anche tu un bagno con l'acciottolato, ecco, questo è peggio, cioè peggio nel senso che meglio. Abbiamo in questi muri ci sono i riscaldamenti che sono un po' lenti, no? Perché essendo l'acqua a 40 mm dalla superficie ci vuole un giorno finché è caldo, oppure se c'è un giorno di favogno si ha un po' caldo, ma in fondo sono cose che non sono poi così importanti. Qui si vede il legno, il pavimento, questa è la zona giorno, primo piano, e come detto è quercia, e la quercia la volevamo, è tutto massiccio qua, tutto massello, e a taglio sega. E per fare questo a taglio sega ci siamo accorti che passando con la mano ci si ritrova con le scaglie di legno,
E la soluzione è stata poi di utilizzare la bindella, non la circolare, ma la bindella, perché vibrando la bindella toglie quelle parti sporgenti e quindi si può benissimo passare con la mano sopra. Il pavimento, per poterlo utilizzare, se si usa una tavola a taglio sega da ambedue le parti, è impossibile camminarci sopra, perché... E allora abbiamo tagliato delle assi di 80 mm, piallate da ambedue le parti, e poi in mezzo con la bindella e poi così. No? E di queste cose ne abbiamo dovuto fare a bizzeffe, no? Anche la lampada che c'è, finché abbiamo trovato la soluzione perché funzioni, anche quella credo che non ha ricevuto l'approvazione della Polizia del Fuoco, ma non l'abbiamo neanche richiesta. Ecco, qui si vede una camera, no? Dietro un lavandino in legno massiccio, anche lui con una lamiera sotto, ed è tutto senza trattamento. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che per fare buona architettura, e penso che reputo che sia buona architettura, ma quello è un po' un'altra questione, c'è bisogno di bravi architetti, ma c'è anche bisogno di bravi committenti, perché altrimenti, e di brave autorità, no? C'è questo gioco dei tre che devono parlarsi. Qui si vede, abbiamo utilizzato quercia di seconda e terza qualità, cioè non è proprio un progetto dove il materiale è molto povero, sia il calcestruzzo battuto che le finestre sono in ferro, che abbiamo progettato noi, sono fatte dal fabbro, ma sono dei profili che esistono, sia la quercia è tutto a buon prezzo, diciamo. Ciò che però a questo signore ha costato un occhio della testa è il lavoro che c'è dietro. Ed era anche proprio un ragionamento di ridare dignità all'artigiano, perché c'è sicuramente un problema che noi sempre più montiamo case e non le costruiamo più, no? E quindi l'artigiano ha perso un po' della sua dignità in fondo, e se riusciamo a ridargliela, l'abbiamo sentito anche prima, non è vero che oggi non sono più capaci di farlo, è che non glielo lasciamo fare come società, no? Altrimenti sarebbero capaci, qui si vede. Ecco, questa è la loggia, la vecchia stalla che non abbiamo fatto niente, neanche il tetto era tutto a posto, con un camino, diciamo, come me lo intendo, i camini non... L'idea che un camino aiuti a riscaldare la casa, secondo me, cioè è una balla. È bello se è un camino per bruciare legna e dire, boh, che bello, no? E non perché... Ecco, qui siamo a Castasegna, che è un villaggio sotto il mio, direttamente sul confine, dove c'è la casa più in basso di tutte, è di Gottfried Semper, grande Gottfried Semper, che ha costruito l'opera di Dresda, il teatro di Vienna, il Politecnico di Zurigo, e una casa in Bregaglia, no? E quella casa con la forma un po' che segue proprio sull'angolo in alto del giardino, è una torre in calcestruzzo di 1040. È un centro culturale che viene gestito da due persone che hanno costruito con noi quella casa su in alto, un po' più scura. Che è una casa che riprende il tema del pendio, e quindi si entra sul piano terra e si esce dal primo piano, perché il pendio è proprio un piano. Questo è il piano superiore, soggiorno, cucina, camera. È una casa molto semplice, 7 per 17 metri, e che però ci ha permesso di dargli come lustro nel facendo un corridoio, l'entrata, le scale e l'uscita sopra, dove si vive subito tutta la lunghezza della casa e anche tutta l'altezza della casa. È un esempio, credo,
di come anche con mezzi ridotti si possa fare un buon lavoro. Ecco. Loro avevano un budget relativamente stretto, prezzi svizzeri, però insomma, e abbiamo sviluppato un progetto dove invece di usare del similegno o del, no, tutti questi prodotti, abbiamo detto ciò che non è necessario lo lasciamo via. Questa è la casa inserita nel contesto con il castagneto, siamo a 700 metri, qui si vede più da vicino con un intonaco fatto a mano, anche lì l'artigiano ha potuto fare un bel lavoro, è un intonaco di calce, cemento e ghiaietto. Lateralmente ci interessava il discorso delle murature degli intonaci e non delle case vicine, a parte questa piccola cascina per risicare castagne, lì non ce n'è molto di interessante. Questo intonaco è monostrato, è lavorato con la cazzuola e le due persone che l'hanno fatto non riuscivano a fare tutta la facciata in un giorno, e allora abbiamo fatto come hanno sempre fatto: la sera smettevano e andavano avanti il giorno dopo, e si vede questa cucitura, no, che è il Tagwerk, il lavoro di un giorno, che ci interessava molto questa idea, e se si guarda bene si nota. Poi l'abbiamo tenuto un po' umido con un po' di acido, con aceto praticamente, e una volta finita la facciata l'abbiamo lavato in modo tale che questo ghiaietto venisse in superficie, si vede qua. Ecco, qua agli interni c'è un pavimento autolivellante e finita lì, cioè né parquet né tappeto, niente. Soffitto è il calcestruzzo come è uscito dal cassero, l'intonaco è di calce, senza, non è stato tinteggiato, però le finestre sono alte 2,64 m in larice, e c'è questo spazio per esempio sulle scale con tutta l'altezza, cioè diciamo il lusso sono gli spazi e non i materiali, no? Cioè questa e la scala però come che è un segno di accoglienza, come negli vecchi alberghi un tappeto rosso sulla scala, no? Che ti accoglie. E le finestre in larice massiccio, trattata con l'olio di lino, che per esempio quella casa in Germania che ho visto prima non si può più, senza pigmenti non si può trattare una finestra. Qui la cucina, a destra quella costruita da noi, è in calcestruzzo nero che poi l'abbiamo gettato sul posto e poi ribaltata contro la parete. E le porticine sono MDF pitturato, insomma, non è niente di che. A sinistra c'è un vecchio fornello in lamiera con i mattoni dentro, che loro volevano, avevano, insomma, ci tenevano molto. Il problema era che se non ha aria il fuoco tende a spegnersi. E siccome ci obbligano a costruire delle case a tenuta stagna, c'era il problema di dare aria a questo vecchio marchingegno, e la soluzione è stata la porticina del gatto che fa tic tac, funziona che è una bellezza, è rispettato, sono rispettate le regole e buonanotte. Eccola lì. Prossimo. Questo è un edificio per una artista, Miriam Tan, molto conosciuta, è stata alla Documenta quest'anno, alla Biennale, insomma, nella zona artigianale di Stampa. Stampa è il paese di Alberto Giacometti. Lei viene da Basilea e aveva bisogno di uno spazio dove potesse avere tutti i suoi lavori, tutti i suoi quadri, e nello stesso momento lavorare e nello stesso momento abitare. E in alto a sinistra è l'appartamento che è un locale, dove c'è tutto. Poi c'è questo piccolo armadio accessibile, poi c'è in basso il magazzino e lo spazio grande è l'atelier. È una costruzione in calcestruzzo con una cassetta di legno all'interno, isolata, no?
qui l'entrata dalla parte del nord, con il finestrone sulla sinistra, un portone praticamente da pompieri, e a destra, dove c'è quella figura dietro, è l'appartamento. Eccolo qua. È un po' un ritorno ai primi calcestruzzi, quelli con le tavole da 30 centimetri e con la bava che esce tra una tavola all'altra, no? Con due come si chiamano? Spire. Sì, due doccioni del tetto, perché in questo caso con lo strutturista è chiaro, noi architetti diciamo sempre, ma a fughe di dilatazione meglio di no, no? Più bello senza. Allora ce l'ha fatto, che non è così complicato. Il complicato era che non volevamo poi le fughe di getto, e la fortuna è stata che il capo muratore, di nuovo uno, dice ci penso io, e ha gettato negli angoli a 45 gradi, no? Proprio nei quattro angoli, e sfido qualsiasi persona a vedere, non ci si accorge. Avanti. Le finestre, di nuovo in ferro, costruite con il fabbro, a filo di facciata. Il fisico della costruzione ha avuto una mezza crisi di nervi, non va. E invece ha poi funzionato, con i profili sono riempiti con aerogel, questa nuova tecnica spaziale, e funziona, no? E allora un cornicione liscio prefabbricato che gli dà questa, come la cravatta, no? Gli dà l'eleganza. Poi la finestra colorata con questi, vicino a Zurigo, a Uster, c'è una piccola firma ditta che riproduce, KT si chiama, i colori di Corbusier, e è interessante perché i colori che utilizziamo oggi industriali si lacavano con 11 pigmenti, con 11 pigmenti fanno qualsiasi colore, mentre questi KT ne usano 71, e la profondità del colore è come il giorno e la notte, ve lo garantisco, è come, sono due mondi diversi, no? Pitturate con a pennello, e costa un po' sia il lavoro che la pittura, ma avevamo pochissime finestre, sono quattro finestre e due porte, insomma poca roba. Avanti. Ecco, questa dalla parte dell'entrata, questa foto così non si può più fare perché qui al primo piano adesso c'è un orto in calcestruzzo battuto, un po' diverso da quello che abbiamo visto prima, e che devo dare la ricetta ad Alberto Winterl, ma gliela diamo senza batter ciglio, no? Gratuita. Ecco, questo è un lavoro di Miriam Kahn stessa, due tavole che lei ha intagliato, questa specie di surf in alto, e poi e questa lingua bianca è l'accesso. Ci sono gli elementi del doccione e questa lingua d'entrata che sono amorfi, cioè hanno tutta un'altra, si allontanano da questa stringenza dell'edificio. Ecco, qui si vede il doccione con l'ombra e le sbavature, cioè la boiacca del cemento che esce, e che per farlo funzionare abbiamo dovuto fare delle prove che non finivano più. Eccolo qua. L'interno qui appena finito, prima che lei mettesse mano ai pennelli, su questa parete, sullo sfondo lei lavora, questi sono i suoi tavoli con pennelli e attrezzi, e qui a destra si vedono alcuni quadri a olio rigorosamente girati dall'altra parte, perché dice che non è un'esposizione, e sono quadri in parte di 3x4 metri, cioè molto, molto grandi e non più acquistabili, almeno per me no, per questioni di costi. Ecco, questo è l'appartamento, per le foto abbiamo tolto il letto, ma insomma è tutto lì, 10x5x5 e basta. Ecco, questo invece è nuovo, è un piccolo intervento in alto, c'è una cascina e poi ci sono due piccoli edifici
quasi attaccati alla cascina, ma che non si collegano fra di loro. È un progetto unico, quello un pochettino più grande è una stalla e l'altra un ex latteria, cioè dove facevano il formaggio, ma è molto piccolo, è 4x6 metri così. Ecco, qua si vede il piano terra, a sinistra l'ex stalla, qui in questo caso ha dovuto essere mantenuto perché è un piccolo centro protetto, non si può costruire nuovo, con la cucina e una doccia, e l'altro nell'ex latteria, uno spazio che è come un soggiorno. E per andarci bisogna scendere nel piano di sotto, passare di là e risalire, perché in superficie non si può costruire. Questo è il piano di sopra, la cascina è già finita, è già il tetto, e quello in basso è un edificio di qualcun altro, e l'altro è la camera da letto. Qui si capisce un po' meglio, a sinistra in primo piano la cascinetta con un piano sotterraneo e questa sala sopra e la stalla, e sulla destra la stessa cosa, la stalla a sinistra con i tre piani e la cascina con i due piani a destra. Ecco, questa è la stalla, gli interventi sono minimi, sono dei ritagli nelle travature per dar luce, e poi la porta l'ex porta del fienile è diventata di vetro con questo portellone in larice, e l'ex porta della stalla è diventata di legno con di nuovo in larice. E questi segni è un po' in questo luogo, isola si chiama, su già quota Engadina, è Bregaglia ma è già quota Engadina, ci sono questi anche qui, no? I cuori e i disegni nelle stalle, ci sono sempre stati, no? Questa Mustersprache, e l'abbiamo ripresi questa goccia d'acqua una volta in piedi, una volta capovolta per fare questo lavoro. Ecco, questo è l'inserto nuovo che sono le finestre della cucina con questa cornice in calcestruzzo dove si legge che questa è la parte nuova. Questa è la cucina, di nuovo in calcestruzzo normale, grigio, con le porte, non so se qualcuno si ricorderà, c'era un modello della Vespa con un azzurrino che era una favola, una cosa un po' kitsch. No? E qui in questo calcestruzzo un po' grezzo così, quell'azzurrino lì ci è piaciuto molto. La scala che sale al piano di sopra, e sopra c'è una camera tutta in larice, pavimento, pareti, soffitto, tutto larice massiccio, senza trattamento anche qua. E questa invece a destra si vede la stalla dall'altro lato, e questa piccola cascina che in questo caso è stata praticamente ricostruita perché era talmente in deperimento che abbiamo dovuto ricostruirla. C'è un intonaco di nuovo, non come quello a Castasegna, ma una cosa del genere, il tetto rigorosamente in piode di Gneiss, e questi bucherelli c'erano già prima e erano la presa d'aria per casare, per il fuoco, e adesso li abbiamo lasciati, ma dietro c'è il caminetto, cioè gli antescuri in lamiera con una mano, doppia mano di olio, e l'idea sarebbe che arrugginiscono ma solo un po', non so se funzionerà, vedremo, poi il tempo ce lo dirà, come si dice. Ecco, questi qui si vede. Queste finestre sono 30x50, non chissà cosa. All'interno invece è un calcestruzzo con un assito grezzo, il cassero molto grezzo, e con il cemento bianco però, perché non ci sono grosse finestre, quindi per soffitto e parete è sempre lo stesso calcestruzzo, mentre il pavimento è un pavimento di malta, tirato a mano, con l'aggiunta di un po' di polvere di marmo, perché allora diventa come morbido, no? È come, e lo trattiamo con sapone all'olio d'oliva, come un bambino, no? Come il culo di un bambino.
e difatti non è perfettamente piano, ha un po' delle, però è molto, molto attraente, diciamo, no? Ecco, questo è il piano di sopra, si sale, a sinistra il camino con queste cinque finestrelle, e quella finestra più grande è vista lago. Qui c'è una fontana che non è ancora del tutto terminata, e queste finestre che danno luce sia a questa piccola cappella quasi, sia da basso, perché la soletta non va fin contro, è appoggiata su un pilastro in acciaio. Ecco, adesso questo è l'ultimo, non è ancora realizzato, ma questa mattina abbiamo parlato un po' di parcheggi, no? E diversi anni fa, il comune di Soglio, dove vivo io, aveva pubblicato un concorso ad invito per 10 architetti, hanno invitato, per fare delle proposte per i parcheggi, non tanto a livello di numero, ma a livello di urbanistica, di intervento sul territorio. Alcuni architetti di Coira, qualcuno Arnaboldi che insegna a Mendrisio, poi qualcuno dell'Engadina e evidentemente gli aborigeni, no? E poi una bella giuria, Aurelio Galfetti, Peter Zumthor, Jane Beer, insomma una cosa proprio fatta coi fiocchi. E in basso a sinistra oggi c'è un parcheggio di quelli nati negli anni 60, un po' come viene, cioè così un po'. E poi a sinistra, diciamo lì dove ci sono le tende, fuori dal villaggio, c'è un secondo parcheggio fatto negli anni, inizio anni 80 immagino, anche quello come viene. I progetti inoltrati, i due primi posti li hanno avuti i due progetti che prevedevano o tutto qua o tutto là, no? E gli altri invece, no, che naturalmente era un po' una pazzia, perché noi abbiamo detto tutto qua, e l'altro, che avevano tolto dei metri cubi di materiale non da poco, avevamo proposto di riportare la terra, e vabbè, insomma, ogni tanto è anche una strategia di concorsi, no? Si conosce questa, si gioca il tutto per tutto sui concorsi, che è anche giusto. Allora, avevamo proposto una casa per macchine. Il pendio è talmente ripido che avremmo potuto creare prima di tutto la piazza che è per l'autopostale, cioè per la corriera, perché la corriera adesso si ferma praticamente in mezzo alla strada e la gente deve uscire e salire in pendenza e non è una soluzione. Allora, una piazza e poi sotto le macchine, tre piani, il fienile che dà l'idea, no? La luce che entra avanti. Oggi è così e sarebbe diventata così, con un pavimento, con una balaustra in cemento armato nero e un pavimento di pietra e una scala che porta in villaggio. Oggi il progetto è stato rivisto, ridotto i costi evidentemente, piazza e un piano sotto e manutenzione dell'altro parcheggio. Avanti. Questo è il piano di sotto, la sezione, questo era Soglio negli anni 50, inizio 60, prima del parcheggio, prima di qualsiasi, purtroppo qui a sinistra adesso c'è un edificio, e quindi abbiamo ripreso l'idea del pioppi che erano stati buttati giù durante un temporale, il plastico del piano parcheggi, e questo volevo ancora raccontarlo, è solo breve. Questo pavimento di pietra che avevamo visto prima ci sembrava un po' come per metterci, perché non è una piazza da paese, è una piazza, ma ci sembrava come troppo lusso, no? Qualcosa di
di troppo costoso o di troppo prezioso per metterci poi la corriera, niente contro la corriera. E quindi abbiamo pensato a un seminato, come si chiama, no? Però con dimensioni leggermente più grandi, cioè con delle pietre grosse così dallo scavo. Calcestruzzo, di nuovo quello scuro, poi posizionato, levigato, è una favola. Il problema è che probabilmente costa un po' di più delle pietre, ma l'importante è che dia l'impressione di buon mercato, no? Di questa... Sinistra come adesso, a destra l'entrata nell'autosilo, davanti, dall'alto in giù, e questo a sinistra come oggi e a destra questo nuovo parcheggio. Se viene costruito non lo sapremo, anche per via di questa frana, il comune, poi adesso non è più Soglio ma è tutta la Bregaglia, è una situazione. Però se dovesse essere costruito, vengo qua e vi racconto come andate a finire la storia. Grazie.